che qui ci fa fare un giro strano. Intanto guardate i materiali, ragazzi, che passano qui. La stone, fighissima. La logistica è veramente, veramente fighissima. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Maxo. Oggi siamo finalmente nell'episodio 13 della Project Zone. Ci sono pochi cambiamenti, pochi pochi pochi, perché ragazzi, allora già qualcuno starà dicendo: ma che cacchio stai combinando? Che è questo appuntamento di sabato? E dove sono i video del giovedì? Diciamo che sono stato risucchiato per 2 giorni con Mido, Dex, suo fratello e Poke Franceschino sulla Pixelmon, e quindi ecco, la Ozone è stata un po' trascurata, diciamo poco. Comunque continuiamo e lasciamo perdere questo piccolo dettaglio. I video saranno questi video di oggi saranno 2 giorni dopo, ma fa niente. Ho grattato i Long Ridge Viaduct, che ho scoperto che sono una cazzata. Li fanno con l'Arnel Glass e il Copper. Ragazzi, questa farm sta girando ormai da un po'. E se andiamo a vedere qua i minerali che sono usciti, potete ben capire che 428 di copper, il tin, il silver. Certo, un K di iron, sì. Va, tutto a posto, ragazzi, 312 osmium. Queste cose io veramente, alluminium a non finire. E intanto qui sì, ogni tanto brucia, per quello me li ho messi i mattoni, giusto per... Perché ogni tanto brucia, sempre bruciato l'angolino, fa niente. Qui ho smontato la cosa che c'era, gli ho messo lo strudel, gli ho messo l'ignus extruder, che tanto, sì, non gli ho messo neanche nessun upgrade, anche se l'ho fatto resonare. Che in realtà, ragazzi, non so se ve l'ho detto, ma proprio Franceschino mi ha fatto scoprire una bella cosa su questo macchinario, che il machine frame in sé è difficile da fare, vedete? Però se noi facciamo i potenziamenti, vedete che sono molto molto facili. Noi partiamo da quello base, che comunque è difficile, quello base, e pian piano aggiungiamo gli upgrade, che sono una cazzata assurda. E giusto perché, ragazzi, io sono pieno di materiali, innanzitutto prendiamo questo secchio. Comunque ho aperto qualche cassa da solo, infatti vedete qua qualche screenshot adesso. Ok, e ho trovato questo, un Bedrockium di lubrificante. Ditemi nei commenti per favore se il lubrificante serve effettivamente a qualcosa, perché sennò io lo svuoto col Void Pipe e ci faccio un utilizzo migliore. Nel mentre io piazzo qua questo drum, guardate, ci fa un pezzo di ossidiana al secondo praticamente. Infatti con questo lo mando poi al pulverizer e faccio gli Arnold Glass. Ragazzi, veramente, veramente, veramente efficiente e veloce. Per cui... adesso ho fatto. Voi vi chiedete perché tutti questi long range viaduct, neanche i viaduct. Poi i viaduct sì, vanno riempiti, mentre i long range no. Per cui, cioè, va bene. Ora vi farò vedere delle cose. Voi già state vedendo qualcosa, che qua non sarebbe la posizione migliore dove far vedere, ecco. Andiamo un po' da questo lato e vi faccio vedere un po' come si sta sviluppando sotto. Praticamente sto cercando di fare una specie di circuito, vedete, di questi long range viaduct, e perché ho guardato un tutorial e ho scoperto come funzionano. In pratica è come qua, i viaduct funzionano normali, lo sapete come funzionano, invece questi hanno bisogno di questi che sono i linking, vedete qua, parte da qui e arriva fino in fondo, qua linka da qui e parte fino in fondo. Non state capendo niente, però vi spiego. Quando noi lo piazziamo, e sto cadendo, bene, molto bene. Quando noi lo piazziamo così, vedete che qua lo prende, perché lo prende in automatico, ma qua vedete che ci sono questi specie di stacchi, vedete, che me li indica pure. Io premo CTRL, tasto destro, e lui mi linka entrambe le parti, vedete? Linking to, me li linka di là, linking to dall'altra parte.
In pratica, cosa servono i long range viaduct? I long range viaduct servono esattamente ad andare molto, molto più veloci. Ad esempio, io vi faccio vedere. Io voglio andare a Mega Plataformulas. Però l'unico problema è che qua, intanto guardate gli F5, che bella posizione che ho assunto. L'unico problema è che qua, vedete, dobbiamo aspettare 120 di charging. Che esattamente non so che cosa sia questo charging, però ci dà un... C'è praticamente del caricare, vedete, questi, perché qua c'è l'uscita, vedete che qua c'è un'uscita, e noi ogni volta dobbiamo aspettare di caricare, è l'unico modo, ragazzi. Però i long range sono molto molto più veloci dei viaduct, costano anche di meno sinceramente, per cui io userò sinceramente quelli, e comunque ci ha messo molto di meno, a parte quel delay che devo aspettare. Infatti, se io volevo tornare alla mia piattaforma, se vabbè, ciao, a base basosa, dovrò aspettare 120 tick, che in realtà non sono tick ma sono qualche charging strano, vedete? Perché qua finisce di linkare quello prima e linka quello dopo, perché c'è l'uscita, giustamente. E comunque ditemi anche cosa ne pensate di questa specie di cosa che ho fatto in Stonebreak. Ci sta, ragazzi, secondo me ci sta tantissimo. Ci sta. Sto cercando di fare una cosa più carina, diciamo più estetica. Poi, vabbè, i tubi della logistica li farò un altro percorso, a meno che non passeranno esattamente lì dove stanno passando adesso. Sì, interessante, potrebbe essere interessante. Buono, buono. Potrebbe essere davvero interessante, però, a parte questo, a parte cincischiare, a parte spiegarvi che cosa è successo, molto brevemente lì, vabbè, prenderà fuoco in eterno, però ce ne faremo una ragione, ecco. Sì, ok. Sono un po' disorientato perché... Dobbiamo fare queste, le quest, facciamo un po' di quest e oggi faremo tutte queste, se riesco, se riesco. Intanto iniziamo facendo i cast, che i cast sono una banana, sì, una banana esattamente, di una banalità assurda. C'erano gli emerald noi li possiamo ottenere lì, vedete? Andiamo a slaveggio macchinoso che si è appena creato, stiamo qua ad aspettare un attimino e andiamo a slaveggio macchinoso. Guardate, questo percorso, vedete qua, quanto ci mette di velocità, lagga di più, però ci mette meno tempo a tipparci. Da dove cacchio sei uscito? Non mi interessa saperlo. E boh, che cacchio mi ha dato? Boh. Ok, qui, beh, abbiamo la farm come la conoscete, mi sa che qui dietro spawnano i mob. Fa niente, via, non mi interessa. Mi sa che qua dietro esattamente spawnano i mob, per cui mettiamo due torce giusto per non lasciare spawnare e non fare i loro porci. Qua ho piazzato tutta la thermal, non so se questa cosa l'avete vista. Qua riempio la lava e genero elettricità con la lava, giustamente. Qua ci butto tranquillamente il carbone o qualsiasi cosa sia. Ve l'avevo anche spiegato nello scorso episodio, se non sbaglio. Qui il culinary. E qui ci butto qualsiasi cosa, cioè posso buttarci una slab. Qualsiasi cosa, ragazzi, ci butto qualsiasi cosa qui dentro di quantum entropy e fa energia. Giustamente qua è a 64 con tutti gli upgrade. Qua per ora ci sono i laser, e dico per ora, perché anche perché dovrei sostituire qui dietro. Perché se voi guardate sotto, guardate che c'è un casino assurdo adesso sotto. Sì, ci sono tutti i tubi fighi e sopra lì dietro ai laser ci sono quelli schifosi, anche qui sotto. Esattamente, vabbè, pian piano si sostituisce tutto. Questa farm va veramente, veramente a gonfie vele. Qua possiamo avere gli smeraldi, vedete? Qua l'unica cosa che non può compressarsi in blocco sono le flint e gli smeraldi. Infatti rimangono qui sopra, senza neanche un filtro. Mentre qui le cose che non possono essere smaciullate sono i blocchi di coal, che dopo li dovrò mettere un bel filtro. I blocchi di diamanti, i blocchi di lapis, questi tre. Mentre qui gli ho messo un filtro a questi blocchi, esattamente perché sono quelli che voglio andare lì alla fornace, anzi, direi che off camera farò una piccola fornacella qui, di queste qua della Tinker, oppure mi inventerò qualcosa per sdoppiare ancora di più questi minerali, come se fosse una fornacina della Tinker. E sì, arriva qui e si cuoce. Noi mettiamo qua la cobblestone perché abbiamo bisogno di stone, tanta stone. Vedete, qua si fa la stone. E intanto ci sono quei tizi lì brutti e cattivi. Ah, il creeper non mi fa niente. Invece lui mi rompe il cacchio. E è pure forte perché c'è l'armatura della mechanism. Mannaggia a te. Ok, vediamo se c'è qualcosa di interessante in questa borsetta. No, perfetto.
Molto molto interessante. Tutto molto interessante. Oh, l'arco me lo tengo, magari boh, non lo so. Intanto dobbiamo fare. Ci serve dell'oro. E se non sbaglio noi ce l'abbiamo dell'oro lì. Che qui ci fa fare un giro strano. Intanto guardate i materiali, ragazzi, che passano qui. La stone, fighissima. La logistica è veramente veramente fighissima. Diciamo, ci serve quello. La faccia da creeper. Per cui due blocchetti di cobblestone se ce li abbiamo da qualche parte. No, spacchiamo questa. Acab. Dovrebbe andare qui in default, perfetto, è pieno. Per cui adesso dove sta andando? Si sta Ok, stiamo combinando un casino con la logistica. Tranquilli, tranquilli, stiamo solo combinando un casino. Perfetto. Allora, noi ce ne serve, non so quanto ce ne serve esattamente. Ci serve fare la faccia da creeper, che è questa qui, che sinceramente non so neanche cosa sia, mi pare che sia un, tipo una specie di martello qui. E in teoria si potrebbe fare anche di ossidiana, però chi sti cacchi. In stone, perfetto, in stone ce la fa fare. Ok, torniamo lì, come al solito, come ogni settimana, nonostante ci sia questo disguido di episodi, tranquilli, non fatevi problemi. Ok. Mo' ci dovrebbe riempire questo. Non so che cosa sia successo esattamente. Ok, qua ci dà la loot chest. Qua. Raga, quanta roba abbiamo sbloccato. Ok, dacci tutto. Così ci riguardiamo anche un bel po' di cose. Sperando di trovare cose fighe. Ok. In realtà è. Che è? Sono pieno, vero? Sono pieno. Ok, nel mentre apriamo queste casse. Perfetto, nuovo kit. Questo non so cosa sia. Questo molto molto good, con la cucina, in omaggio. Un altro. Beh, oh raga, non ci lamentiamo, tutto buono era. È tutto buono, c'è una cucina, c'è pure il sapone. Per dirci proprio, te, lavati che sei sporco, ludo e bastardo. Ok, questi non staccano? No. Ok, eccoci, apriamo la nostra asticella che mettiamo qui e... inzuppiamo di oro. Poi magari, ragazzi, mi dite per favore nei commenti che cosa serve il Nutrient Distillation, perché a me mi pare che fa da carburante, perché qua nella raffinery fa tipo il gasoline, gasoline. Intanto abbiamo fatto la quest, sì, esattamente, c'è cioè proprio una loot cosa. Dobbiamo fare il knapsack, mi pare che è facile. Il clever large blade per coso. Intanto ci apriamo questo. E Void Pipe, buono, buono, veramente buono. Alla fine, ragazzi, mi sto seriamente chiedendo se ha senso aspettare che fa il charged o è più veloce con i tubi normali. Comunque bisognerebbe fare il meno charge possibile, sicuramente. E intanto abbiamo anche un po' di musica, ragazzi, abbiamo l'accompagnamento musicale, anche se in realtà c'è la musica del video. Parliamone, parliamone, non è male come musica. Se ce la teniamo un po' bassa, ecco. Ci sta. No, ok. Sicuramente copre, per cui me l'ascolto quando sono off camera, va bene? Abbiamo completato tutte le quest? Eh sì. Mamma mia. Swarazwaus. Il knap. Non so come si scrive. Knap. Knap. Perfetto, c'è solo questo. Si fa con pelle, brass e conduttore. Che cos'è? Molten? Come si fa? Ciccio bello. Mi devi dire copper e nickel. Copper e nickel. Mi lascia un po' triggerata questa cosa. Vabbè, adesso lo faremo. E ci ha dato LOL Seed Storage. Non ce l'avevo. Buono. 4 elici ad alloy. Buono lo stesso. Comunque ragazzi, vi ricordo che poi domenica, dopo la live, giustamente, dopo l'ultima live della settimana, ci sarà giustamente, cioè metterò in download giustamente il pack. Quindi state tranquilli che lo potete avere molto tranquillamente. Intanto questi qua, se che ti dico, io ho preso un brass di troppo, per cui voglio fare una cosa del genere perché, non, perché sono lezzo e sono molto molto pigro. Tu adesso mi... Il brass non funziona. Ok,
Mi sento un po' stupido. Ok, non capisco che cosa sta succedendo, ragazzi, però sembra che nella fornace si sta buggando tutto. E bene non infierire nella fornace. Intanto mettiamo il copper e il nickel, giustamente, mentre che ci fa il nostro bel mineralo. Ok. Crossbow questo qui. Poi faremo anche la X. Bene, ci chiede 5 cose, se non sbaglio. Va bene, non fa niente. E così abbiamo anche il crossbow. Buono! Ok, questo non so quanto ci richiede, fatemi vedere. 3. Per cui ha voglia, ne avanzano pure, ragazzi. Intanto ha fatto il molten nickel. E adesso farà il molten costante. Ok, dicevo ragazzi, il costante che serve a noi, che è questo qui, molten costante. In realtà non ci serve questo, ma ci serve questo, così. Io non so quanti ne spreca. Dovrebbe sprecarne uno. Anzi, ne spreca tre. Eh no, questo qua c'è qualche errore di calcolo, ragazzi. Ok, ragazzi, sono venuto qua a prenderne altri due perché mi servono, appunto. E sono curioso di vedere veramente che giro ci fa fare adesso. Noi andiamo a Fornace Tinkerosa, sono curioso di che giro ci faccia fare. Ok, forse ci può fare lo stesso. Con qualche curva in più. E giustamente c'è il charger. Ok, ragazzi, l'ho fatto finalmente. Quindi possiamo osservare tante cose belle. Mentre ci serve pelle e un brass. Beh, pelle ce l'abbiamo. E vi dirò, ragazzi, la pelle. Ho scoperto un metodo per fare la pelle non uccidendo mucche. Ed è veramente qualcosa di geniale. Perché neanche io me lo sarei aspettato. Mentre un brass non ci serve. Quindi lo mettiamo qui che tanto lo smista automaticamente. Senza uccidere le mucche c'è un metodo per fare la pelle, tipo non mi ricordo esattamente com'era, però grazie al Saw Mill, se non sbaglio, al Saw della Thermal, si può fare la pelle, tipo facendo l'armatura in chain, se non sbaglio, che è in sbarre di ferro. Non ha molto senso, però ragazzi sì, cioè c'è dato un bel po' di pelle, per cui ce ne servono solo 6. Ok, solo 6. E in mezzo cos'è che c'era? Brass. Lo possiamo fare direttamente da qui. E questo borsello praticamente che cos'è? E a che cosa serve? Si mette in spalla? No. Quest complete. Mi dite poi nei commenti cosa serve questo zainetto perché io veramente non lo so. Però c'è la quest. Col giant cube. Che stiamo attenti a non piazzarcelo più per terra. Ok. C'è 32 glowstone glass wall. Buono. Veramente buono. Qua è tutto pieno, giustamente, bla bla bla. Tanti cuori non ci servono a una ceppa. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, abbiamo fatto tutte le quest della Tinker. E anzi, vi dirò di più. Vi dirò di più, voglio regalarvi qualcosa di più per questo episodio. E ci andremo a fare sì la porta del gun. Qui serve la Nether Star, intanto li brucia come al solito. E come voi sapete noi abbiamo già combattuto il Wither. Per cui abbiamo già esperienza Nether Starosa. Da qualche parte, forse qui dentro, nella logistica, abbiamo un po' di queste esattamente. Che io tengo qui. Perché potrebbero essere utili. E non li crafto. Quindi ci servono due ossidiane. Beh, ci serve un diamante. Un diamante, ok, qui non ce l'ho il diamante. Ci abbiamo due ossidiane, esattamente. Vedete qua quanta ossidiana, per ora possiamo fermarci qui. Ok, ragazzi, spero che l'episodio sia venuto lungo al punto giusto. Perché veramente è bello tornare a fare video. Dopo 2 giorni di nerd assurdo e che cazzo ridio che mi serve il ferro. E a questo punto me ne piglio uno stack, perché tanto ne ho. E sicuramente mi servirà. Poi ragazzi, quell'albero del Nether mi ha aiutato a fare tanta di quella redstone. È perfetto, ho preso fuoco. Sei proprio uno stronzo. Mentre parlo io prendo fuoco. Infame, non si fanno queste cose. Dammi il ferro. Non fate caso che io sto bruciando. E ragazzi, no, la porta al gun. Che si può tipo personalizzare? Sì. Apriamo la portal gun alla patata. Tutto ok. E
direi di farcela. Oh, gialla non è male, ragazzi. Gialla, una portal gun gialla. Gialla, gialla. Seriamente gialla. Sì, possiamo farla una portal gun gialla. Per cui la facciamo gialla per non confonderla. Ragazzi, vi dirò di più, se non sbaglio con la G possiamo prendere le chest e spostarle, ragazzi, per cui fatica zero proprio. Fatica zero, ragazzi. Possiamo spostare le chest a nostro piacimento. Questa non mi piace qui. Non la posso prendere addirittura. Sei così cattivo. Per cui le chest io le sposterò così esattamente. Sì. Questa non gli piace. Le fornaci? Oh, le fornaci gli piacciono. Buono! Per cui adesso possiamo aprire un portale qui. No, qui non gli piace perché sei un bastardo. Facciamo così, ragazzi. Ok. E possiamo aprire un portale da qui. Guarda, direttamente alla fornace. Oppure direttamente qui anche. Guardate. Per cui più semplice di così, ragazzi. Veramente. E ragazzi, guardate il portale. E abbiamo la portal gun. Buono! Che ci tippa istantaneamente. E io direi anzi di mettere la fornace da Tinker. Mettiamo proprio una portal, qua la portal gun alla fornace da Tinker. Così, ragazzi, non dovrò più aspettare del tempo insulso. Non avevo più problemi, guardate. Op, sono a base. Op, sono a fornace. Ragazzi, veramente, veramente efficiente e veramente utile. Quindi, ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su e iscrivetevi al canale. È la prima volta che dico queste cose, però va bene. Veramente, no, se il video vi è piaciuto, tanti pollicioni, tanti, 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 tanti pollicioni, perché se non abbondate di pollicioni, io non farò più 4 episodi a settimana, più una live, perché... sì, perché voglio cercare di diminuire. E seguendo i vostri like diminuirò se voi non vi interessa più la serie. Per cui mi raccomando, pollicione, commentone, condivisione di tutti i social in descrizione. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo episodio, martedì e domenica in live. Bella, regà! There's no place I'd rather be. Oh, stasera vengo a dormire a casa tua, eh?